Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial, ragazzi. In questo nuovo video vi spiego come risolvere alcuni problemi riguardo al crash su Lords of the Fallen. Eccolo qua. Quindi, per risolvere questi problemi riguardo al crash, problemi Microsoft Visual C++, DirectX e tutti questi driver qua vanno sempre aggiornati sul tuo sistema. Ovviamente vanno aggiornati sulla tua scheda video, sul tuo sistema operativo. Quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato vari link che ti aiuteranno ad aggiornare qualsiasi cosa che ti serve, e ovviamente useremo anche il programma che ne ho già parlato in un altro video, che questo programma Driver Easy ti permette di vedere quali driver devi aggiornare sul tuo PC. Quindi, iniziando da DirectX, ovviamente scegliamo così la nostra lingua, DirectX End User Runtime, questo qua che supporta alcuni giochi che usano DirectX 9, il 10, l'11 e danno anche supporto all'audio. Quindi andiamo a fare scarica e andiamo ad installare questo driver. Assieme a questo andremo anche a scaricare i driver per Microsoft Visual C++, ovviamente ARM64 per 86 per 64. Questi due sono per i sistemi operativi, quella 32 bit e quella 64 bit. Quindi andiamo a scaricarli tutti e tre. Ok, una volta fatto, prendiamo questi tre driver di Microsoft Visual C++ e facciamo esegui come amministratore. Ok, ed eccoli qua. Ovviamente questo mi ha dato disinstallazione o installazione non riuscita perché non supporta il prodotto che ho nel mio PC, quindi faccio chiudi e vediamo se questo qua me lo installa correttamente. È necessario riavviare il computer prima di utilizzare il software. E facciamo chiudi. Ora vado ad installare DirectX Web Setup. Accetto il contratto. Non installo Bing Toolbar. E andiamo ad installare DirectX. Bene. Una volta fatto, finiamo qua. E andiamo un attimo a scaricare i driver per Nvidia, i driver per AMD e poi c'è Driver Easy, come ho detto all'inizio. Questo driver, c'è questo setup, questa applicazione qua ti permette di vedere quali sono i driver da scaricare e aggiornare sul tuo PC. Quindi per Nvidia c'è GeForce Experience ed eccolo qua. Io se vado su driver, da qui in poi posso aggiornare i miei driver per la mia scheda e non stare indietro con quelli obsoleti. La stessa cosa anche con AMD Radeon. Io ovviamente non lo posso usare perché non ho una scheda video AMD, quindi ho solamente Nvidia, però è più attrezzato di GeForce Experience perché qua sopra veramente si possono fare tantissime cose e puoi anche personalizzare il tuo gioco. E ora passiamo a Driver Easy. Quindi, Driver Easy, ora c'è l'edizione premium e quella gratuita. Quella gratuita dobbiamo fare tutto manualmente, quindi andremo a scaricare e installare i driver manualmente. Invece, se vuoi quella premium, devi comprarla e poi scaricare e installare driver. Basta che premium clicchi, c'è cioè un tasto, clicchi su aggiorna, ti aggiorna veramente tutti i driver se hai l'edizione premium. Quindi, eccolo qua. Come puoi vedere, qui sotto ci sono i piani, 30 dollari, 99,50 dollari. Quindi, io vado a scaricare questo qua, quello gratis, ed eccolo qua. Ovviamente con il piano gratuito per aggiornare i driver per la tua scheda o i driver per il tuo PC, tu vai su Aggiorna e
andiamo a cercare qualche driver per la scheda video. Quindi ovviamente io non ho nessun driver da scaricare per la mia scheda, quindi in questo caso vi faccio vedere cosa dovete fare. Quindi io per esempio prendo questo Realtek Hardware Support Application, vado a cliccare su aggiorna, faccio crea manualmente, continua, installa manualmente, copio questa cartella, quindi copio il percorso file di questa cartella, faccio copia, vado su gestione dispositivi, hardware support application, ci clicco sopra, faccio aggiorna driver, cerco i driver nel computer e incollo quel percorso file che ho copiato ed eccolo, faccio avanti. I driver migliori per il tuo dispositivo sono già installati. Quindi in questo caso, se per caso esce un driver per la tua scheda, fai come ho fatto io, copi pure la cartella, quindi il percorso file di quella cartella, vai nel gestione dispositivi e trova la tua scheda. Questa qua, scheda video, cerchi sopra, aggiorna driver, cerca i driver nel computer e incolli qua la cartella che ti dà Driver Easy, ok? Quindi Driver Easy è molto comodo per aggiornare tutti i driver del tuo PC. Quindi per Nvidia abbiamo risolto, per AMD abbiamo risolto, per Driver Easy che ci aiuta ad aggiornare tutti i driver del PC abbiamo risolto. Microsoft Visual C++ ci ha dato anche una mano, più DirectX per il supporto di tanti giochi che supportano DirectX 9, 10 e anche il supporto audio, e ora non ci resta che andare sulla scheda madre. Ovviamente la mia scheda madre è la B450 Gaming Plus Max, quindi in questo caso cosa bisogna fare? Io cerco la mia scheda video su internet in giro, così se vado sul suo sito dell'MSI della mia scheda video e vado su supporto. Per esempio, se cerchi la tua scheda madre, dovresti per forza trovare il sito per la tua scheda madre, vai su supporto e poi vai direttamente su driver. E qui ci aiuterà veramente tantissimo. C'è il sistema chipset driver, c'è per il VGA driver, per l'audio, per il cavo LAN, per la connessione Wi-Fi, e poi c'è... ci sono per i SATA, per i dischi. Quindi se in questo caso ti serve qualche aggiornamento da fare sulla tua scheda madre, troverai veramente tutto qua. Questa è la mia scheda madre, quindi tu devi cercare la tua e andare su supporto e troverai veramente tutti i tuoi driver che devi fare. Poi una volta fatto, chiudiamo qua, chiudiamo veramente tutto e andiamo sul nostro gioco. Ok, siamo sul gioco, ovviamente andiamo un attimo su impostazioni, quindi andiamo direttamente sulla grafica del gioco e cerchiamo di mettere le impostazioni adatte per il nostro gioco. Quindi in questo caso, se io vado su impostazione automatica, me li mette proprio in base al mio PC, quindi in questo caso mi mette tutto basso. Però noi faremo alcune modifiche, per esempio c'è questa qua della sfocatura, io metto no perché dà un po' fastidio, la grana pellicola metto no, questa qua cromatica sì, e sulla texture io metterei alta, quindi in questo caso sugli effetti visivi metto media, sulla qualità questa qua metto media, sulla illuminazione globale metto alta, e applico tutte le impostazioni. Ora, quello che ci resta da fare è fare alcune modifiche riguardo allo schermo. Quindi noi adesso andiamo un attimo su schermo, sulla modalità finestra, se non volete avere problemi di crash, giocate a schermo intero, mettete la vostra risoluzione più adatta e attivate il VSync. Da no, mettete sì. Io ovviamente mi trovo meglio finestra schermo intero, non ho problemi di crash. Quindi se questo video è stato utilissimo su come aggiornare i driver del PC, risolvere alcuni problemi riguardo al crash su Lords of the Fall, iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao!